È stata Fausta Gianni Cecchini, già sindaco e presidente della provincia di Pisa, la protagonista delle celebrazioni locali dell'8 marzo. Tra gli eventi in programma dedicati all'unica donna che ha guidato sia la giunta di Palazzo Gambacorti dal 68 al 70 che quella dell'amministrazione provinciale dall'81 all'85. Il primo, al quale si riferiscono le immagini, l'intitolazione della strada di Cisanello attualmente in costruzione all'altezza della sede della pubblica assistenza di Via Bargagna, cui hanno partecipato anche il sindaco di Pisa Marco Filippeschi e la presidente del consiglio comunale Titina Maccioni. Poi nella sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti il tradizionale saluto del sindaco alle dipendenti comunali, una cerimonia dedicata alla figura di Fausta Gianni Cecchini nella veste di politica e amministratrice, ma anche di insegnante. I ricordi del figlio Maurizio e l'ex allieva Rita Mariotti e della segretaria Claudia Tomè, intervallati dalla lettura di alcuni estratti degli interventi pubblici dell'ex sindaco a cura dell'associazione Il Gabbiano. Nel pomeriggio, sempre in sala delle Baleari, il convegno curato dal laboratorio riformista sul tema Ricordo di Fausta Gianni Cecchini, una donna, la politica, le donne e l'Europa.